La sfida per il pranzo di oggi è far mangiare le melanzane anche a chi le verdure non ci sono, cioè non ci piacciono. E più a Giallo Zafferano c'è davvero qualcuno a cui non piacciono. Andiamo in dispensa a piare quello che ci serve. Allora, pigliamo le melanzane e le cape d'aglio. Andiamo, eh? Melanzane che ho già lavato e asciugato. Taglio via la parte superficiale e poi le incido così. Non arriviamo troppo in fondo, altrimenti si scassano le melanzane. 5 o 6 tagli, non di più, e poi ci mettiamo del sale all'interno. Un po' di spazio. Ma qual è questa ricetta che fa mangiare le melanzane veramente a tutti? Le melanzane imbuttunate. Ne esistono diversi tipi, soprattutto al sud, e noi ci siamo ispirati alla versione calabrese. Mettiamole su una gratella. Mettiamole a scolare per 2-3 ore, così perderanno l'acqua amara e si ammorbidiranno. Le melanzane hanno spurgato e io ho già messo a scaldare l'olio insieme allo spicchietto d'aglio. Mo versiamo la passata di pomodoro. Ci spostiamo un poco per non macchiare la maglietta. Mo possiamo profumare con un pochino di foglie di basilico, un bel pizzico di sale e lasciamo cuocere il nostro condimento delle melanzane per una decina di minuti. Questo è il vero segreto delle melanzane imbuttunate. E mentre il nostro sughetto va, ci occupiamo del ripieno. Qui c'ho una bella mollica di pane che è rafferma. Facciamo a cubetti, così diventa più facile per il nostro frullatore ottenere delle bricioline. Ecco qua. Frullatore. Mettiamo dentro le nostre briciole belle secche. Gesto tecnico per farle entrare dentro. E aggiungiamo un ricchissimo ripieno a base di formaggi, pecorino romano grattugiato, parmigiano grattugiato e per finire caciocavallo. Questo darà veramente tantissimo sapore alle nostre melanzane. Via! Ah, mi sono scordato le erbe aromatiche. Menta e basilico, torniamo a cucinare. Così possiamo profumare il nostro ripieno. Qualche foglia di basilico. Bello! Con leggeri sentori di anice, di questo profumo freschissimo che va a essere impreziosito dalla menta. È il momento di buttunare un po' di ripieno all'interno delle nostre melanzane che ho già sciacquato e asciugato per bene. Ecco qua, belle imbottite, pronte per essere annegate nell'olio. È caldo, non bollente, eh? Le lasciamo sigillare una decina di minuti rigirando di tanto in tanto, così il formaggio crea quella bella crosticina in superficie. Cuociamole nel sugo e mo ci vuole un po' di pazienza perché occorrono circa 25-30 minuti. Venite a vedere nella credenza di Giallo Zafferano quanti piatti, io forse ho trovato quello giusto per le melanzane. Una bella porzione perché dobbiamo farla assaggiare. Sono sicuro che con questo sughetto e questo delizioso ripieno si scorderanno che sono verdure. E andiamo a far assaggiare. Vai, passiamo nella cucina di Giallo Zafferano. Ragazzi, è arrivato il pranzo! Ma sai che a me le melanzane non piacciono, ma queste sì.